Cari amici delle recensioni cinematografiche del Ganzino, ben ritrovati, grazie per iscrivervi a questo canale e per condividere questo link. Cerca la vendetta, trova la rinascita. Sto parlando del film Atlas, visto a Pisa il 10 luglio alla Multisala Odeon alle ore 18:30, con un solo spettatore presente, il sottoscritto. La durata del film è di 1 ora e 30 minuti, senza interruzione, proiettato in modalità widescreen di genere drammatico, cui do il giudizio di ottimo. La protagonista, di nome Allegra, vive una quotidianità tranquilla col fidanzato e gli amici che hanno in comune le arrampicate sui monti. Decideranno di andare in Marocco e scalare i monti dell'Atlante, ma un attentato terroristico cambierà per sempre la vita di Allegra. Una location particolare e una storia che può essere banale, con una geografia particolare, sono elementi che riescono a non fare di questo film il solito film che, pur impegnativo, e proprio per questo che cattura lo spettatore, si fonde in un'azione di rinascita, un sensore di nuova vita cambiata proprio da quell'attimo dove i terroristi hanno invaso e messo in atto i loro intenti. Film che connubia le tecniche di ripresa con il dramma della ragazza e ben condensate con le scene dell'arrampicata, che rappresenta a sua volta un input alla fisioterapia della protagonista Allegra. L'attrice, appunto, che interpreta la parte di Allegra, la vedrei finalista alla serata finale dei David di Donatello come miglior attrice protagonista. Un'ottima trama, location, regia, interpretazione attori, una buona colonna sonora e un montaggio e sequenze perfetti fanno sì che il film sia da vedere e seguire con attenzione. Doppiaggio è senza valutazione perché in italiano. Bene amici è tutto, hashtag andiamo al cinema.